Ciao, benvenuti nel mio podcasting stagione 12. Vi racconterò le bloggate che sui miei blog hanno avuto più successo. Fate riferimento ai blog Mia Fantascienza, Mio Radar e Paleocontatto. Ciao. Stagione 12, episodio 141. Ciao. Quello che i politici non dicono, l'apocalisse nel ritorno alla lira. Ok, il link per espandere il tema di quale sarebbe, come sarebbe la botta in Italia se si lasciasse l'euro e si tornasse alla lira, il link lo trovate in descrizione. Io qui ve la sintetizzo in modo veloce. Immaginiamo che in Italia esca dall'euro e torni alla lira. Che cosa succederebbe a livello microeconomico e macroeconomico? Ecco, è logico supporre che ci sarebbe subito le file agli sportelli bancomat e dalle banche. I risparmiatori vorrebbero subito portarsi a casa i propri risparmi. La moneta cattiva della lira scaccia la moneta buona come l'euro, che sarebbe tesaurizzata da famiglie e imprese. Ma ovviamente questo sarebbe impedito, gli sportelli bancari resterebbero chiusi e funzionerebbero solo pochi bancomat i quali erogherebbero lire. Immaginiamo che durante il periodo di conversione, circa 7 giorni, di doppio regime valutario, supermercati, benzinai, banche e assicurazioni sarebbero i polmoni che assorbirebbero la carta moneta euro, con un cambio di 1 a 1. Quindi un euro, una lira. Immaginiamo anche che durante il periodo di transizione l'unica moneta utilizzabile dai correntisti con continuità fosse la monetica, in quanto le transazioni commerciali sarebbero dei banali dati digitali, quindi da subito potrebbero essere immediatamente valorizzate in lire senza il problema di dover sostituire la carta moneta dell'euro con nuova carta moneta lira. Dunque, immaginiamo per convenzione che l'intera massa monetaria di carta moneta e spicciole ed euro presente in Italia fosse convertita in lire con un cambio 1 a 1. Quindi, sempre per semplicità di conto, assumiamo che sia lire 1000. Ovviamente anche la moneta bancaria è moneta, i saldi dei conti correnti sarebbero convertiti in euro, da euro in lire, con cambio 1 a 1. E quindi, per semplicità, assumiamo che tale aggregato sia pari a 4.000 lire, quindi adesso potremmo definire M1 5.000 lire, quindi 1.000 lire di carta moneta più 4.000 lire di saldi dei conti correnti. Attenzione, anche il risparmio che è composto da attività finanziarie, titoli di Stato, azioni, obbligazioni, altri titoli di credito, sarebbero convertiti da euro a lire con un cambio 1 a 1 e quindi definiamo per semplicità che tale aggregato sia per un totale di lire 30.000, ne segue che M1 allargata sarebbe pari a circa 35.000 lire, quindi M1 dato dalla carta moneta più i saldi dei conti correnti più il saldo delle attività finanziarie, quindi titoli di Stato, azioni, obbligazioni e altri titoli di credito. Ecco, immaginiamo che contestualmente scadano 20.000 lire di titoli pubblici e che Banca Italia stampasse 20.000 lire per comprare i nuovi titoli di Stato emessi ad hoc per sopperire alla scadenza del debito. In alternativa si potrebbe immaginare una politica keynesiana espansiva con un mega deficit interamente finanziato da debito con stampa di nuova carta moneta per un importo appunto di 20.000 lire. La variazione monetaria sarebbe pari a 20.000 diviso M1, quindi 20.000 diviso 5.000 lire, ossia 400% di inflazione calcolata su M1. La variazione monetaria sarebbe pari a 20.000 diviso M1 allargata, quindi 20.000 lire su 35.000 lire uguale 57.14% di inflazione monetaria calcolata su M1 allargata. Ecco, poiché Banca Italia avrebbe fatto una politica espansiva in lire, dovrebbe poi difendere la lira sui mercati finanziari, per cui dovrebbe elevare il TUS. Ma di quanto dovrebbe crescere il TUS per proteggere la lira? Ecco, se siete interessati a espandere questo tema, il link lo trovate in descrizione, in cui vi verrà fornito, se non lo sapete, il concetto di inflazione da cause monetarie. Cosa da non andare a confondere con inflazione da di tipo keynesiano.
oppure l'inflazione importata, di cui, se non lo sapevate, avete capito tutto, o perlomeno diciamo cosa succede ai paesi senza risorse energetiche che importano e fonti di energia con un prezzo crescente, si ripercuote con un'inflazione importata su tutti i fattori della produzione. Un fattore incide poi a catena su tutti gli altri. Ecco, nella discussione che io espongo brevemente si parla anche del cambio certo per incerto e faccio alcune ipotesi, ma proprio banali. Quindi, in buone sostanze, c'è da tenere presente che il TUS dovrà crescere a causa del fatto che si dovrà tener conto dell'inflazione da cause monetarie, poi dovrà crescere per la crescita economica si tenuta nel periodo dell'anno, più l'inflazione importata del secondo anno, più il rischio paese, più il rischio di settore, e questo andrebbe a definire il prime rate, mentre per andare a definire il TUS c'è da tenere soltanto di conto dell'inflazione da cause monetarie, della crescita economica, della inflazione importata e del rischio paese. Comunque questi quattro componenti sarebbero già un bel botto, portando il tasso ufficiale di sconto a valori pari a almeno circa 3 cifre. Quindi, se volete andare a espandere un po' questo tema, lo trovate linkato praticamente in descrizione. Ora, qualche stupido vi potrebbe dire che, ma siccome l'Italia praticamente avrebbe la lira, allora sarebbe più facile le esportazioni dei prodotti italiani in forte euro. Ecco, questa affermazione è falsa, perché un imprenditore italiano, pur avendo dei beni prezzati in lire che costerebbero poco in Eurolandia e teoricamente potrebbe conquistare quote di mercato, di certo l'imprenditore italiano sarebbe bloccato nelle esportazioni dai paesi di forte euro con dazi e contingentamenti, perché c'è il problema dei titoli di credito, dei titoli di Stato classati fuori a operatori stranieri, che se fossero rimborsati in lire, gli investitori stranieri si ritroverebbero praticamente carta straccia, oltre a trovarsi poi il mercato interno saccheggiato dai prodotti italiani. Quindi, di conseguenza, se gli investitori stranieri andassero a perdere i loro investimenti, attività finanziarie precedentemente acquistate in Italia quando c'era l'euro, se si trovassero a essere ripagati in lire, il loro sistema finanziario ne abuserebbe, avrebbe un grande danno. Di conseguenza, gli altri paesi metterebbero dazi e contingentamenti per bloccare il mercato interno di Eurolandia, in modo che le aziende europee possano continuare a vendere e a produrre e poi aiutare le banche a risollevarsi della legnata, e questo in modo da evitare che i prodotti italiani finissero per saccheggiare il mercato di Eurolandia. Viceversa, se le attività finanziarie detenute da soggetti in Eurolandia e acquistate quando c'era l'euro fossero pagate in euro, sarebbero molto costose da ripagare, e quindi di conseguenza, per chi se lo ricorda, chi ha memoria, vada a rivedere a cosa successe a quei disgraziati quando c'era l'ECU, che avevano preso i mutui in ECU, e quando la lira ebbe a uscire dalla banda stretta, preso una banda larga, si trovarono dei mutui in ECU che la gente si sparava nella testa. La stessa cosa praticamente accadrebbe allo Stato italiano, che dovrebbe andare a pagare uno sproposito di interessi, perché ci sarebbe anche il deprezzamento della carta moneta, quindi del cambio della lira, che per andare a acquistare i tassi carta moneta in euro si dovrebbe dare molte più lire, con il risultato che potete ben immaginare. Quindi, se volete andare a spendere rapidamente questo tema, c'è una lunga bloggata che vi introduce a tutti i problemi microeconomici e macroeconomici di un'eventuale uscita dall'euro, e vi conclude la bloggata in cui la triste realtà è che il contesto delle svalutazioni competitive è un tempo passato e non è più ripetibile, anche perché esistono nel mondo paesi come Cina,
Sud Corea, Giappone, Taiwan, tigri asiatiche e India che producono ottimi prodotti con crescente qualità e alto valore aggiunto e larghe economie di scala e di dimensione, inserendo nei prodotti una crescente presenza di brevetti, in quanto in questi paesi che vi ho detto, Cina, Sud Corea, Giappone, Taiwan, tigri asiatiche e India, i paesi hanno un tessuto economico di grandi aziende che è molto più capace di fare ricerca e sviluppo applicata che quanto, diciamo, possano fare le aziende italiane che sono piccole e non spendono in media nemmeno una lira in ricerca e sviluppo applicata. Mentre invece la ricerca e sviluppo applicata è molto, è un campo molto ben finanziato in Cina, Sud Corea, Giappone, Taiwan, tigri asiatiche e anche l'India, proprio per ottenere vantaggi competitivi. In breve tempo, quindi, in un contesto d'alta inflazione, alta iperinflazione, è molto probabile che, oltre ad una rapida accelerazione della desertificazione economica, perché banalmente le aziende in un contesto di alta inflazione oppure di iperinflazione le aziende non possono vivere, quindi chiuderebbero e delocalizzerebbero ritornando in Eurolandia. Di conseguenza si accelererebbe la desertificazione economica e, essendoci, diciamo, desertificazione economica, molti processi socio-istituzionali di tipo dissolutivo e disgregativo non reversibili si accenderebbero. De facto, per chi non avesse capito, vaste aree del paese cercherebbero di tutelarsi dalla rovina del ritorno alla lira e cercherebbero di separarsi dall'Italia per rientrare in forte euro in modo autonomo. Quindi nascerebbero problemi di ordine pubblico che rapidamente si trasformerebbero in problemi di carattere militare. Ecco, se volete andare a vedere le ragioni profonde, microeconomiche e macroeconomiche di un'apocalisse nel ritorno alla lira, invito di andare a guardare questa bloggata. Ciao, alla prossima.